Ciao ragazzi, questo è il secondo tutorial del ponte portato con le gambe tese. La tecnica per arrivare nella posizione del ponte è la stessa e potete rivederla cliccando in alto a sinistra sulla scritta Tutorial 1. Dopo la spinta delle mani e delle gambe ed aver raggiunto la posizione del ponte, le gambe si distendono in direzione delle braccia e il peso si sposta maggiormente sulla parte dorsale della schiena, sulle spalle e sulle mani. Per realizzare una buona posizione del ponte bisogna avere una buona mobilità articolare sulla colonna vertebrale e sulle spalle, quindi per chi avesse più difficoltà può concentrarsi con esercizi di stretching che coinvolgono principalmente queste due zone. Manteniamo la posizione sempre per circa 30-40 secondi e una respirazione rilassata.